Ma vedi che il filo non si... Tu sei invece? Andrea. Non riusciamo, ragazzi, non ma si che può. Casino è combinato, Luca, è tutta roba... Roberto, scusa. Te l'ho detto io, sei piccolo, stai attento che il filo è lungo. Lo so. Però sai, la regola della L, una cosa tira l'altra. Una cosa tira l'altra, è lui che tiri? Io tengo il microfono. Okay, io tiro. Ecco, esatto. Allora, siamo qui con Roberto De Marchi, anche lui scuola derby, Colorado storica proprio. Storica, locale storico di Milano, dove è nato il cabaret milanese in un certo qual senso, proprio nel senso proprio vero e proprio, e poi ci sono gli amici dietro che fanno cosacce, e poi, vabbè, televisione fatta, Paperissima Sprint, Bulldozer, Colorado Caffè, Guinness dei primati, 35 ore senza mai scendere al palco, ragazzi. 35 ore? Eravamo in 10, ancora imbattuto, nel mondo. Sei ancora sudato. Sto ancora sudato, si vede. Si vede. Ma per prima o poi riusciremo a staccarci. La tua storia da comico quando inizia? Allora, inizia che avevo nell'85 con delle cose un po' perché televisivamente feci a quel punto. Senti che rumore, che casino. E il tuo amico Antonio che sta izzando la folla per te. Per dopo. Ma dopo entriamo così sul palco, saliamo così. Dicevo, Fantastico 7 con Pippo Baudo, dove vinsi tra i comici, e poi Jeans sulle due, il film Tango il Blu di Alberto Bevilacqua, disco Lancio Azzurro 105, ok. Tu sei un comico, servirebbe un mago adesso. Infatti il mago sarebbe l'ideale. L'ideale, ok. Allora faccio una cosa, la prossima vita fai il prestigiatore. Va bene, perfetto. Cambi. Okay. Roberto, cosa ti aspetti da questa serata qua a Masera? Il cachet. Quello arriva, tranquillo che arriva. Quello arriva. E poi, vabbè, la risonanza qui è bellissima perché mi conoscono tutti. Ho fatto degli altri spettacoli qui, la festa della patata. La patata, tutti vogliono venire. Anche Pintus è venuto settimana scorsa, ha detto che è venuto soltanto perché c'è la patata. C'era solo la patata, è vero. Okay, io sono diventato un divo perché tutti mi fermano. Ma tu sei quello che è alla festa della patata. Sì, si ricordano tutti. È bellissimo. Tu sei quello che ha la patata fatto. No, sì, io ho preso la patata. È un bel casino sto. Hai visto? Infatti, chiederemo alla nostra produzione di prendere i microfoni radio la prossima volta. Ok, va bene, perfetto. Allora, i tuoi pezzi più famosi? Beh, Le pipì nel mondo, Le imitazioni dei pesci che hanno dato via a quello che era. Cioè, comunque, allora, se riesco. Aspetta, Andre, prova tu. Grazie. Aspetta. Grazie. La prossima volta lo mettiamo in una vasca a testa in giù. Finalmente sta meglio così. Allora, imitazione dei pesci, questa presto a capirla perché fa male, la cozza, questa qui è una stella marina che si sta facendo la cozza di prima. ti puoi spostare un pelino così, tu adesso io va, io che fa di stare... fanno tutti quello che dico, sto facendo lo sgombro. Queste erano le cose che facevo nell'86, Le pipì nel mondo, le vedrete stasera, poi sul palco voi, loro no purtroppo, ma voi le vedete. Roberto, come sono nate tutte queste cose? In bagno. Io quando piscio o piango o scrivo, e quindi scrivo tantissimo. Come è cambiata la comicità dall'85 a adesso, al 2012? Questa è una domanda... Tosta. È difficile perché innanzitutto la battuta in sé è, in questo momento televisivamente agli addetti ai lavori non piace più, buttate così, quindi ci vuole la struttura. Sono tutti più sofisticati gli spettatori, giusto? No, non gli spettatori ma gli addetti ai lavori. Gli spettatori è quello che vedi qua stasera, quello che va, che funziona sempre, battuta. Televisivamente parlando invece no, vogliono la creazione del pezzo, è un'identità diversa della comicità. Quello che... E secondo te, Roberto, ma di sicuro mi saprai dare una risposta meditata e concisa, e il pubblico varia se un pubblico di teatro, se un pubblico da festa campestre come stasera, se un pubblico da piazza? Scusa, è genovese? No, ma sai che ci hanno dato di genovese a tutte e due? Non so perché. No, perché vuole il conciso. No, risparmia sull'R.
questa qua è fantastica, questa è bella, ci sta, va bene. Questa qua me la segno e poi la uso, va bene. Posso? Assolutamente. C'ho mio figlio che se lo mette anche lui perché... Ah, pensa che avesse anche lui la remoscia. Sì, no, ma lo so che ha la remoscia, infatti. Però è stato fatto da un genovese perché e quindi è andato nel DNA questo risparmio. Dicevi, stavi dicendo come cambia il pubblico da situazione a situazione, pubblico di teatro, pubblico da festa campestre, se noti quando fai una battuta un riscontro differente. Il pubblico con lo smoking e il pubblico con la camicia vuncia di... Non c'è assolutamente una, come si dice, identità del pubblico. Quindi magari vai qua, trovi le cose e fai una serata pessima perché, cosa che per fortuna a me non capita mai, però può capitare. Invece vai da gente che... e invece fai un boato. Quindi non c'è mai un'identificazione del pubblico. Devi capirlo nel momento in cui sei lì. Che hai, perché il cabaret è questo, il cabaret è contatto col pubblico, quindi io definisco il cabaret il jazz del teatro, no? E quindi hai il contatto diretto col pubblico e quando lo percepisci, lo senti, vai e ti porti verso la direzione. Ecco, ci sono persone, comici, che scrivono e non escono dal loro copione, no, io invece mi porto verso il pubblico, lo sento, lo capisco, le prime battute già mi dicono che pubblico è. Esatto. Bene, perfetto. Questo quindi, molte come i primi penso, colpi che do a una donna, mi capisco subito che donna è. Se una che finge, è se bravo, una che veramente bravo, ci sta. E anche questo per di esperienza, per di esperienza, sì. Io non so, ma probabilmente ho più anni di voi due messi insieme. Noi siamo nati tu hai iniziato nel 85, noi siamo nati nel 89. Quindi tutti nell'89? Sì, tutti nell'89, sì. Pensi, io nell'85 avevo già 23 cavolo di anni. Noi abbiamo 23 quest'anno. I casi della vita. 23 quindi sarà cabala. Vi supero 49, quindi vi supero anche di età. Sei del 63, quindi. Mandala. Quindi grazie mille a Roberto. Roberto, in bocca al lupo, spacca il culo stasera. Cercherò. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. È stato un piacere vedervi. Ciao.